La Juventus col fiatone e l'energia da preservare non intenerisce Fabio Capello né gli fa sorgere dubbi sul limitato turnover applicato in stagione. Tutti i titolari in campo tranne Thuram, migliore formazione possibile compresi di Stefano Visti, Emerson, 46esima gara stagionale e Cannavaro, 47esima. Contro il Treviso, distante 63 punti, le intenzioni battagliere dei bianconeri sono manifestate da David Trezeguet, insidioso dalla distanza al 17° secondo e in area al 7° minuto. È ancora più pericoloso però Mutu con due calci di punizione, datati 13° e 21°. Sul primo il Tenni accompagna con un sospiro il pallone alla destra della porta di Zancopè, impegnato nella seconda occasione sull'altro palo, il suo. Al Treviso, 4 punti nelle ultime 15 partite, il tecnico Bortoluzzi chiedeva di lottare per l'onore e l'ingresso nella storia. Nessuno pensava però che questo significasse, nella sostanza, difendere lo 0-0 sdraiandosi davanti alla propria porta. È un sistema che tuttavia paga perché disturba le innumerevoli azioni della Juve e induce all'imprecisione Ibrahimovic, Trezeguet due volte e Cannavaro. In una situazione sempre più irreale ci sta che il Treviso avvicini clamorosamente il vantaggio sulla punizione di Ghigù che Zambrotta prolunga sul palo alla destra di Buffon. Un calcio piazzato originato dal fallo da giallo di Kovac, ammonito come Zambrotta, Chiellini e Cannavaro, che salterà Juventus-Fiorentina. Ma questo è un problema minore per Capello, che osserva la Juve migliore per uomini a disposizione sbattere contro la muraglia umana trevigiana per 46 minuti. È ben più preoccupante che la capolista non si proponga con lo stesso ardore all'inizio del secondo tempo. Di uguale al primo parziale c'è l'inefficacia offensiva della Juve. Il tutto naturalmente in chiave Champions, perché da Lecce arrivano notizie se possibile ancora più clamorose, con il Milan in svantaggio a consegnare lo scudetto ai bianconeri. Pochi i sussulti in campo, ancora Mutu stavolta con palla in movimento, ma non mancano le emozioni. Ibrahimovic chiude indegnamente la sua prestazione con un destraccio che precede di pochi secondi la già prevista sostituzione con Salajeta e poi se la prende coi fantasmi quando lascia il campo. Era calbuto, ferma lo slovacco Bašak, che parte in realtà in posizione regolare, salvo poi non vedere la gomitata al collo di Emerson su Borriello. Segnali di una Juventus tirata nei nervi e nelle gambe, incapace di abbattere la difesa del Treviso di Baseggio e Cottafava, che esultano più degli ormai scudettati colleghi, anche se non entreranno nella storia, solo perché il Lecce, in condizioni simili, è riuscito addirittura a